E se vi chiedessi quali sono le soluzioni per contrastare il cambiamento climatico, voi che cosa mi rispondereste? Sì, lo so cosa state pensando. Macchine elettriche, paleoliche, pannelli fotovoltaici, navicelle aerospaziali per colonizzare Marte, soluzioni ingegneristiche che con straordinari macchinari e calcoli complessi si impongono di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, pur continuando a vivere però come abbiamo sempre fatto. Ebbene, di fronte a problemi che delle volte ci sembrano insormontabili, basterebbe fermarsi un attimo e osservare chi ha a che fare con questi problemi da milioni di anni. La natura. Ci siamo sempre focalizzati sulla risoluzione strettamente tecnologica del problema, dimenticando tuttavia il contributo fondamentale che gli ecosistemi naturali possono offrire nel contrastare il cambiamento climatico, in quanto sono incredibili serbatoi di carbonio e di biodiversità. Biodiversità, questa parola che oggi è un po' sulla bocca di tutti, ma cosa vuol dire? Vuol dire diversità in specie, diversità in forme, in colori, in dimensioni, diversità in soluzioni. Gli ecosistemi naturali, infatti, col loro complesso intreccio tra tutte le componenti abiotiche, l'acqua, l'aria, il suolo, e biotiche, tutte le specie vegetali e animali che compongono il nostro pianeta, sono infatti in grado di fornire qualcosa di indispensabile al nostro sistema, la resilienza, che rende il nostro sistema in grado di rispondere a un qualsiasi evento perturbante. Per secoli, il genere umano si è ispirato alla natura, osservando ed imparando. Pensate alla nostra vita quotidiana, pensate al colore dei nostri tessuti, ai farmaci, al cibo che portiamo sulla nostra tavola, al volo dei droni, degli elicotteri, ai colori stessi. Così la natura, allo stesso modo, può aiutarci nel trovare le soluzioni per contrastare il cambiamento climatico, che sta rischiando di portare al collasso la nostra e moltissime altre specie. Il carbonio, che noi tutti tristemente associamo al cambiamento climatico, è in realtà la componente fondamentale di tutta la materia organica. È l'elemento base che ha permesso la vita a organismi come noi e tutta la restante diversità vivente. E il nostro pianeta questo elemento lo conosce molto bene. Da miliardi di anni, infatti, lo scambia e lo combina nei cicli tra gli esseri viventi e non. Parte di questo carbonio può venire sequestrato e immagazzinato all'interno dei cosiddetti serbatoi di carbonio naturale, che altro non sono però che ecosistemi, in tutta la loro semplice complessità. Certo, non dobbiamo immaginarci questi serbatoi di carbonio come dei compartimenti a presa stagna che come per magia intrappolano l'anidride carbonica in eccesso e risolvono il nostro problema. Ma quanto più elementi del sistema naturale, gli alberi, le rocce, il suolo, i gusci stessi degli animali, sono tutti serbatoi di carbonio naturale. In questo piccolo esempio che vi porto, in questo paper, sono stati calcolati i megagrammi di CO2 intrappolati in diversi ecosistemi terrestri. Per esempio, in un normale prato possono venire immagazzinati fino a 200 megagrammi di carbonio per ettaro, mentre in una zona umida, che il nostro territorio conosce bene, o perlomeno conosceva bene, fino a 400 megagrammi. La domanda che oggi vi faccio è questa. Di fronte alle immagini come queste, no? Di ghiacciai che si sciolgono, di orsi polari scheletrici, di incendi devastanti che privano della propria casa i cuccioli di orangotango e di isole di rifiuti galleggianti che inondano i mari di tutto il mondo, quante volte ci siamo sentiti impotenti, frustrati? Certo, i governi di tutto il mondo devono iniziare a prendere decisioni più lungimiranti che mirano a tutelare gli ecosistemi e la loro biodiversità. Ma nel nostro piccolo siamo sempre abituati a pensare alla natura come qualcosa di lontano da noi, che ci vogliono ore di macchina, se non addirittura di aereo per raggiungerla, o che l'unico modo di apprezzarla sia attraverso coloratissimi documentari di Discovery Channel. Ma noi siamo nella natura.
E attraverso piccole e veramente semplici opere di regreening, le nostre città e addirittura i nostri semplici balconi di casa, i giardini, possono diventare incredibili serbatoi di biodiversità. Certo, qui non siamo al Polo Nord, non stiamo salvando direttamente l'orso polare, ma stiamo contribuendo a tutelare un anello di quella lunga catena che compone gli ecosistemi, dove ad ogni nostra azione corrisponde una risposta. E se ci impegniamo a tutelare la natura dietro casa, stiamo finalmente diventando attori di quel cambiamento di cui noi ora stiamo soltanto parlando. Certo, il cambiamento è difficile. Cosa serve per cambiare? Beh, secondo me la sfida sarà soprattutto culturale e dovremmo aiutare la natura ad aiutarci, accogliendo nuovamente la vita selvatica all'interno delle nostre vite. Ma come farlo? Sembrano parole difficilissime. Beh, io per esempio nel mio comune sono conosciuta come la pazza che vuole la giungla nelle aiuole, la savana. Ma un'immagine che mi dipinge tra il bucolico e il disprezzo. Perché chiedo semplicemente di non sfalciare l'erba costantemente in estate. Seppur questa idea possa sembrare culturalmente folle, a livello scientifico invece trova invece un forte riscontro positivo, evidenziando come lasciare e ricreare piccoli ecosistemi, anche in contesti urbani fortemente antropizzati, migliori non solo l'ambiente, ma anche l'umore delle persone. Qui vi propongo due immagini. La prima che vedete è il classico prato cosiddetto all'inglese, regolarmente sfalciato. E il secondo invece è un prato lasciato a libera evoluzione, non sfalciato costantemente. In questa ricerca sono stati calcolati la quantità di insetti impollinatori che noi oggi conosciamo benissimo, che sono in tutte le pubblicità, in un prato e nell'altro. Ma deve sorprendere che nella seconda immagine, quindi nel secondo ambiente, ci siano 3 volte il numero di specie rispetto al prato all'inglese? Quindi ora vi chiedo, dov'è il serbatoio di biodiversità? Con quale delle due ipotesi stiamo contrastando il cambiamento climatico? Ma può l'erba alta lasciata nel mio giardino tutelare l'orangotango in Asia? Sì, indirettamente sì. Così per molti, purtroppo, io continuerò ad essere la pazza che vuole la giungla nelle aiuole. Ma per altri sarò un esempio di come essere una goccia che conta in mezzo al mare. E farlo, guardate bene, è facile. Delle volte è molto più semplice, economico, meno faticoso, meno dispendioso e soprattutto non si disturbano i vicini nelle calde mattinate estive. Ma come salvare il mondo, la biodiversità, contrastare il cambiamento climatico comodamente dal nostro divano di casa? Ah, per esempio, ricreiamo piccole zone umide nei nostri giardini, privati, pubblici. Aiutiamo la flora e la fauna autoctona. So che la biscia vi sta tutti un po' che schifo, però io l'ho messa lo stesso, perché serve anche lei. Quando volete una pianta, volete piantare un albero, scegliete essenze autoctone, essenze cioè che vivono in questo ecosistema da milioni di anni, hanno un ruolo all'interno dei ecosistemi, vi costeranno anche molto meno. Le foglie, il legno morto, non sono dei rifiuti, sono una risorsa, incominciamo a capirlo. Ma poi tutto sommato, un po' di disordine è una cosa buona, è stimolante, è divertente. È meno faticoso? Certo, un po' meno per i maniaci dell'ordine. Quello che oggi voglio dirvi è che sicuramente la tecnologia ha fatto passi da gigante, ha migliorato le nostre vite, aiutandoci a superare problemi che difficilmente avremmo risolto senza. Ma la natura è l'unica fonte di risorse di cui disponiamo, perché noi non ci possiamo nutrire né di computer né di reti wireless. Quindi in un'epoca di grandi cambiamenti come quella che stiamo vivendo sarà fondamentale, indispensabile, associare all'avanzamento tecnologico il ripristino degli ambienti naturali, permettendo alla componente selvatica del nostro pianeta di ridarci la speranza. È un po' come quando perdi qualcosa e sei costretto a ritornare sui tuoi passi per ritrovarla. Allo stesso modo la nostra specie deve avere il coraggio di fermarsi, voltarsi e guardare al futuro, riscoprendo nella tecnologia più vecchia e avanzata di sempre le soluzioni, la natura. E non c'è niente di più rassicurante di sapere che tutti nel nostro piccolo possiamo fare davvero qualcosa e chiederlo poi nel nostro grande. Grazie.